Ciao a tutti ragazzi e boom e shout a tutti gli altri, sono qui per dirvi due cosette. Innanzitutto, diciamo che questo è un vlog un po' particolare, vi spiegherò anche il perché, anzi, oggi non dovevo uscire vlog, ma lo sto facendo uscire proprio per questo motivo. Fortunatamente, grazie a, gli amici, ecco, perché io su questo DS ho tanti amici, fra cui voi siete tutti miei amici, ho risolto un problema. Cosa è successo? Oggi in pratica la mia scheda Ethernet ha deciso di morire, non si sa perché, così. Fortunatamente, infatti, ho deciso di fare uscire un video dove dicevo che dovevo comprarne una nuova perché non riuscivo a... Scusate, mentre sto cancellando il video. Allora, non riuscivo giustamente a caricare video perché o li dovevo caricare col cellulare o non sapevo come benissimamente fare. Però fortunatamente, e li ringrazierò tutta la vita in forever and ever, ringrazio sia Blink che Melo. Melo, non so se lo conoscete tutti, è uno dei moderatori del TS di Luke. No, non è no, moderatore. E invece Blink lo conoscete tutti ormai. Cosa è successo? Fortunatamente Blink mi ha dato una grossa mano, ma non riuscivamo a capire perché non funzionasse questa scheda. Poi fortunatamente mi ha dato il numero di Melo, io l'ho chiamato addirittura in ufficio a Melo, e Melo mi ha saputo spiegare che lui è tecnico di computer, anzi vi consiglio, se avete qualche problema chiedete direttamente a lui. Mi ha consigliato come far ripartire la scheda Ethernet. Abbiamo provato, ha rifunzionato. Quindi, ragazzi, questo è un vlog, diciamo, per farvi capire l'importanza dell'amicizia. Non sottovalutate mai un'amicizia. Tanto c'è il capello ribelle che ogni tanto si può vedere. Non sottovalutate mai un'amicizia. Che l'amicizia è importante. Se avete problemi con qualche amico, risolveteli. Tranne se sono casi eccezionali, perché se sono casi eccezionali come a me me ne sono capitati, dove prima vi trattano e poi non vi trattano più, magari vi utilizzano come scarto, dice fate quello che volete, fate come volete, ma se sono problemi stupidi, ad esempio un'incomprensione, come io ne ho avuto un delirio con nebbia. Un'incomprensione, una stupidaggine, qualche cosa risolvetela perché gli amici fanno bene da un certo punto di vista. Non per uso, oddio, è successo questo, chiamo quello che mi serve. Ma anche per le stupidaggini, anche per un consiglio, un favore, anche per parlare 2 minuti, l'amico serve anche a questo. Non sottovalutate mai gli amici, perché gli amici sono giustamente persone che veramente possono. Ecco, l'amico si vede nel momento del bisogno, si dice. Non solo quello, però, perché anche ricambiare un favore, ricambiare una cortesia, anche il classicissimo caffè, ragazzotti, che dice: ma il caffè che cos'è? Il caffè con un amico, comunque, è un momento in cui ti dedichi totalmente a quella persona. Il tempo di un caffè. 2, 3, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Comunque è un momento in cui veramente si vede un'amicizia, perché l'amico è quello che non vi vedete da 20 anni, dopo 20 anni corre da te e ti abbraccia. Anche se è cosiddetto perché su TS comunque anche voi iscritti siete comunque, fra virgolette, amici virtuali. Io non vi ho mai visto, tranne qualche fan comunque che ho visto. O per esempio Pepo, perché io e Pepo siamo amici, io e Pepo ci vediamo quasi ogni giorno, non dico ogni giorno proprio, ma usciamo il sabato, comunque ci vediamo. Quindi non sottovalutate mai un'amicizia, coltivatevele le amicizie. Poi se sono casi rari ed eventuali che proprio una persona, oddio, non si può fare nulla, ognuno ha la sua forma di pensiero. Io per esempio sono un tipo molto... come mi giudicherebbe, molto permaloso su queste cose. Della serie, io le cose me le conservo finché non esplodo.
Con molti amici miei è capitato che conserva, conserva, conserva finché sono esploso totalmente, ma finché sono le cavolate, con una litigata capita male, un disguido, magari piccolissimo esempio, io e Nebbia non litigavamo spesso, ma litigavamo perché o magari io non commentavo. O magari lui non poteva caricare un video perché io ho la fibra ottica, lui non ha la fibra ottica, quindi io carico più veloce rispetto a lui. Magari lui per caricare un video ci metteva un giorno, io per caricare un video ci metto 5 minuti. Oppure in ritardo, io sono un tipo. Nella vita reale no, sono abbastanza puntuale, ma per esempio sul TS, che io ho detto sempre, prima viene la mia vita, poi viene il TS. Non esiste il contrario, il computer è un divertimento, non è un lavoro. Che se io devo stare davanti a un computer per lavoro è un altro discorso. Se devo usare il computer per divertimento, per mio svago personale, il computer viene quando voglio io, non quando dicono gli altri. Per esempio, quando dobbiamo registrare, io capita spesso che mi prendo 5-10 minuti perché registrando subito dopo ho mangiato, non dico che mi viene l'abbiocco, ma il tempo di fumarmi una caramella, comunque, rilassarmi 2 minuti ci vuole. Sì, io fumo le caramelle, sono un tipo molto particolare. Questo, diciamo, non è un videotappo. Non lo considerate così. Perché sono le 3 e un quarto. Potevo registrare un Magica velocissimo e caricarlo. È un video sia ringraziamento, sia per farvi capire quanto può essere importante l'amicizia nella vita reale. Anche nella vita virtuale, fra l'altro. C'è gente che questo lo giudica, ah, quello è troll, così e cose varie. Va bene. Però, da un punto di vista, se si conosce una persona e magari si scherza un po' più pesantemente, io prendo per esempio l'amicizia fra me e Nebbia, l'amicizia su Blink. Io a Nebbia quante volte gliel'ho detto, sei un pelato. Ma è normale, si scherza nell'amicizia. Questo è normale. Lui quante volte mi ha detto sei un terrone. Quindi fatevi capire. Quindi non sottovalutate mai quello che può succedere. Come ho detto sempre, dico soprattutto io sono il tipo che predica bene e poi razzola male. Perché mi è capitato spesso che durante la mia vita, prima di entrare su TS e cose varie, litigate ne avrò fatte circa 500-600 milioni. La maggior parte le ho risolte tutte, perché magari io ho un bel carattere a volte esce il lato mio peggiore, che è il lato quando lavoro più che altro, che magari una parola di troppo, o un collega voleva, cioè, o un amico voleva dirmi qualche cosa e l'ho interpretato male, o per puro caso qualcuno si è permesso a insultare senza conoscere il mio stato d'animo attuale. È capitato che sono diventato così nervoso da addirittura fare dire a un amico mio, io ho paura di te. Poi giustamente io, se ho torto, io sono il primo a levarmi tanto di cappello e dire sì ragazzi, ho avuto torto, quindi scusatemi. Se invece sono gli altri che mi devono chiedere scusa, non pretendo, non dico di pretendere le scuse, ma accetto ben volentieri, ho avuto torto, scusami. Poi la scusa te la dico anche io, perché magari in quel momento mi sono girato anche male. Comunque ragazzotti, non sottovalutate mai questo, quindi prendete questo video come vlog ringraziamento, ecco. Ne ho fatti tanti, come ho ringraziato Tommy Gap, perché mi ha fatto sia le copertine della qualsiasi cosa, craft, sia la intro. Ringrazierò sempre Blink che ci aveva fatto per me Nebbia, sia il banner che l'immagine, che prima o poi si spera me lo faccio, prima o poi comunque, che comunque ho bisogno anche io di quelle nuove. Ma questo non fa niente, non è importante, si può aspettare. Diciamo che è un fatto non sottovalutato l'amicizia virtu sia virtuale che non virtuale, ecco. Quindi penso che per oggi vi abbia annoiato abbastanza, perché io su questi argomenti, quando io ho qualche cosa da dire, mi piace dirlo così pubblicamente. Io sono un tipo che spara,
Le cose non ho mai detto, oddio, aspetta, un argomento potrebbe essere pericoloso e cose varie. Io sono sempre stato con fucile puntato e se devo sparare, sparo sempre. Quindi, ragazzotti, io spero che questo piccolo vlog, ringraziamento e salvataggio, più che altro, vi sia piaciuto. Da domani la programmazione ritornerà normalissima. Questa puntata, diciamo, di magica salta. Perché come vi ho detto, tranne che il boss è già bello per i fatti suoi, è capitato pure sta cosa, perché io avevo intenzione oggi all'11 di registrare, ma il computer mi ha fatto questo grande regalo, ogni tanto capita. Quindi ragazzotti, a questo punto vi ringrazio tantissimo, grazie di tutta la visual, di tutti i commenti, di tutte le domande, come vi ho promesso sabato prossimo vi porterò le altre domande a Peppe. Questo sabato invece vi porterò, perché l'ho fatto mercoledì invece di fare sabato, perché io decido così, ogni tanto sono molto così. Questo sabato vi porterò la top 10 e poi, come vi ho detto, la programmazione sarà lunedì, due video, cioè il Sky Factory e Minecraft, la qualsiasi cosa, Craft. Martedì, a quanto finora vedo, sta vincendo Deus Ex, ma vi ricordo sempre di votare. Per chi non l'ha fatto, ovviamente. Mercoledì Minecraft è top 10, quindi stiamo parlando sempre di Sky Factory. Giovedì magica finché non finisce. Penso che il gioco di giovedì lo deciderò io. Sono indeciso fra Guacamelee o un altro giochino che ho visto molto interessante. Venerdì qualsiasi cosa, Craft e Sky Factory. Sabato l'ho mandato a Peppe, tranne questo sabato che vi ho detto che cambia il discorso, perché questo sabato saranno top 10. Quindi a questo punto, ragazzotti, io vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio di nuovo ancora sia Melo che Blink per il grande aiuto. E quindi vi saluto. Grazie di aver visto il video. Mettete un bel pollice in su se siete d'accordo con me. Se no, ditemi la vostra, perché mi piace sentire anche che mi dia la vostra. Anzi, ditemela la vostra, che voglio sentirla. Ovviamente vi ringrazio tutti di aver visto il video, se volete commentarlo, commentatelo, condividetelo, mettete pollici in su come se non ci fosse un domani. Questo è il video Best in the World sull'amicizia, e infatti lo chiamerò, mi sa che lo chiamerò così. E quindi ragazzotti, io sono Peppe, grazie Blink e Melo di avermi salvato il computer. Quindi questo era un altro vlog. A questo punto, ciao a tutti ragazzi e boom e a tutti gli altri. Un saluto al prossimo vlog. Ciao ciao!